missione, perché insomma anche in seno alla Chiesa in giro, in quella d'Italia, in diverse diocesi, e anche a Santa Marta il tema è presente. Quindi, voglio dire, noi siamo avvezzi anche a dire delle cose. Mi ricordo sempre un bel fatto, Bruno Forte, che è un mio carissimo amico, una volta andò a fare gli esercizi spirituali al clero lombardo e esordì dicendo ai vescovi e ai cardinali: ma voi credete in Dio? Sembrava una cosa un po' folle. Poi fece un ragionamento di tutta arguzia, come bravo, come sa essere bravo Bruno Forte. Quindi da questo punto di vista le provocazioni fanno sempre bene, quindi da questo alimentano il percorso difficile di ogni cristiano e anche il percorso difficile di un ateo, come poi anche nel libro a tratti si delinea, perché sfido qualsiasi di noi qui a dimostrare che il ateo possa dimostrarci della non esistenza di Dio. Mi fermo qui con l'arguzia del documento dello spiraglio teologico filosofico. Sono felice, come vi dicevo, di dare la parola a Monsignor Francesco Marino, perché in questo momento guida la scuola Chiesa di Nola ed è tratteggiato da molti come essere una persona, un pastore molto concreto che guarda la soluzione dei problemi. Quindi è bello che lui sia qui e io mi sono premunito anzitempo di portare una copia del libro appena uscita allo stabilimento tipografico presso la Curia di Nola. Quindi do volentieri con piacere la parola a lui affinché apra questo momento, questa prima tappa della presentazione di un libro che è Benichino e del quale parleremo. Monsignor Marino, a lei la parola. Buonasera a tutti. In realtà nel manifesto è previsto via dire i saluti, e quindi non mi spingo molto oltre i saluti, e quindi voglio innanzitutto salutare cordialmente Monsignor Arcivescovo Beniamino De Palma, eccellenza, mi scusi se non la chiamo semplicemente Beniamino come fa in tutto il libro il giornalista De Rosa, non ho probabilmente questo grado di intimità, è solo una battuta. E prima saluto l'autore De Rosa, Francesco e tutti gli altri intervenuti, qualcuno anche amico di vecchia nonna. Cosa dire del libro? Ascolteremo gli interventi. È un libro che io personalmente ho trovato un po' impegnativo da leggere, trovando soprattutto questa difficoltà, cioè di passare attraverso piani diversi, il piano sociologico, il piano psicologico, il piano pastorale, il piano filosofico, il piano talvolta puntate anche molto problematiche a mio parere teologico, per cui è stato detto da Francesco De Rosa il titolo è Birichino, io direi molto più che Birichino perché certo è un titolo giornalistico, quindi vuole provocare la curiosità, però siccome poi all'interno del libro è anche in qualche maniera sviluppata in varie parti, naturalmente il libro non parla solo di questo, poi verrà detto, sviluppato questo argomento, io devo dire che fin tanto che si tratta di una provocazione giornalistica che suscita curiosità, mi sta bene. Ma se si passa su altri piani, e onestamente io devo dire, e per questo chiedo a Monsignor De Palma di chiarirci la cosa, perché
questo a me mi sta a cuore, visto che stiamo facendo comunque una riunione, un processo così importante. Che significa che il prete è inutile? E il richiamo che fa Monsignor De Palma, che è ripreso da De Rosa, sviluppandolo poi magari secondo la sua visione, è a una provocazione anche questa di Don Luigi Maria Epicoco. Non lo frequento. Provocazione sui mass media, che dice l'autore, spunta sui mass media, su internet, il quale fa un discorso articolato al riguardo, anche per certi versi significativo, quando parla appunto più che altro della, non tanto dice l'inutilità del prete, ma spiega, richiamando la parola evangelica, dell'essere servi inutili, cioè servi della gratuità, e sappiamo che l'amore è gratuito, io traduco a parole mie, nel senso che incarna l'amore. Allora in questo senso è ovvio ed è bello anche sottolineare che, essendo l'uomo dell'amore di Dio, il prete, l'uomo che testimonia l'amore di Dio, l'uomo che amministra il sacramento, la parola e il sacramento dell'amore, e naturalmente incarna in tal senso anche, tra virgolette, in un mondo dove prevale l'utilitarismo, il nostro mondo è tutto preso dalla in qualche maniera mentalità, anche ideologia dell'essere utile per sé, dell'individualismo, incarna l'amore. Allora in tal senso mi sta bene, ma quando però, passando attraverso vari piani, non mi fermo sulle analisi sociologiche, magari ci sarà modo di dirlo, quando però poi si mette in discussione in maniera anche un piuttosto apodittica il fatto che il prete sia il sacerdote, ministro del Signore, ordinato, mediatore tra Dio e gli uomini, e che non esiste alcuna mediazione tra Dio e gli uomini, e questo non mi trovo consenziente. Non c'è mediazione né per la Chiesa, quasi che la Chiesa non abbia, non sia il sacramento dell'incontro di Dio con l'uomo, e tantomeno all'interno della Chiesa del sacerdote. Ora, signor Beniamino, lei descrive la missione del sacerdote prevalentemente a partire dalla parola, ma se questa è parola di Dio, essendo di Dio, parola affidata per volere del Signore l'uomo che la deve annunciare oltre che testimoniare, ma innanzitutto essere servo della parola, allora l'autorità con cui il prete annuncia la parola, trasmette la parola, salva attraverso la parola, è quella di Dio stesso. Egli è il mediatore, il suo ministero è mediazione, e la Chiesa media la salvezza, e questo non annulla la realtà della immediatezza della comunicazione di Dio all'uomo, alla persona umana. Le due cose non sono affatto in contraddizione, e io ci tenevo a sottolineare questo aspetto che a me colpisce molto, perché tocca la dimensione teologica del sacerdote, dimensione a cui noi non possiamo rinunciare. E concludo con un'altra provocazione anch'io, perché da vescovo la devo fare. È bello che l'autore sottolinei il sacerdozio comune o universale dei fedeli. Lo ha ripreso con grande forza la Lumen Gentium al capitolo 10. Ma il sacerdozio universale dei fedeli non contraddice il sacerdozio ministeriale, rendendolo inutile. Anzi,
fa riferimento al sacerdozio ministeriale. E questo fa parte della tradizione e dell'insegnamento di verità della nostra Chiesa cattolica. Il sacerdozio comune dei fedeli, a quale partecipa anche il sacerdote ministro del Signore, perché riceve questo dono che si radica nel battesimo. Il sacerdozio comune dei fedeli è un dato irrinunciabile della nostra visione dei fedeli, ma il sacerdozio ministeriale è al servizio indispensabile e sicuro del sacerdozio comune dei fedeli. Le due cose vivono con una circolarità intrinseca, si manifestano l'uno a servizio dell'altro e l'altro come fondamento dello stesso sacerdozio ministeriale, in qualche maniera, perché tutte e due partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo, sommo ed eterno sacerdote, e questa partecipazione è una partecipazione sacramentale. Concludo anche, ma poi dopo ne possiamo riparlare, una cosa che mi è capitata sott'occhio, una riflessione che mi è capitata sott'occhio in questi giorni. Tra l'altro l'anno scorso, nel 2022, è stato fatto un simposio internazionale convocato dal Dicastero per i Vescovi, che si chiama Dicastero, proprio sui fondamenti teologici del sacerdozio. Fondamenti teologici del sacerdozio, e tra i vari, è durato due giorni, tra i vari contributi c'è stato un contributo di una suora che parlava di Santa Teresa di Gesù Bambino. Tra l'altro il Papa in questi giorni ha pubblicato una lettera apostolica su Santa Teresa, richiamando ancora una volta la sua profonda valenza nella vita spirituale della Chiesa. Teresa di Gesù Bambino, che aveva coltivato nella sua vita un rapporto epistolare molto profondo con due sacerdoti, adesso mi sfuggono i nomi, missionari tra l'altro, riflette, lei non è una teologa, pur essendo adesso stato proclamato dottore della Chiesa, riflette sul fatto che con le sue parole, con la sua sensibilità e intuizione spirituale, non solo sul fatto che il sacerdozio, parlo con questi sacerdoti, non solo sul fatto che il sacerdozio ministeriale sorge, sta dentro il comune sacerdozio universale dei fedeli, ma anche sul fatto che il sacerdote ministro del Signore, a cui il Signore ha dato il mandato con l'ordinazione di servire al sacerdozio comune, per il fatto che è sacerdote, non cessa, sacerdote ministro, non cessa di essere parte viva, membro vivo del comune sacerdozio universale, e questa è la radice della sua santità, della sua chiamata alla santità. E questo mi pare importante, nel senso che mi pare importante sottolineare questa reciprocità, in qualche maniera, pur essendoci, come dice il Concilio Vaticano II, una distinzione di essenza e non di grado, questa reciprocità del sacerdozio universale dei fedeli con il sacerdozio ministeriale. Di questi temi si sta parlando nel Sinodo abbondantemente, e il Sinodo sicuramente ci darà delle indicazioni al riguardo, ci sono delle implicanze fortissime
anche per il vissuto pastorale della Chiesa e del modo di vivere la Chiesa che ci avremo nel futuro. Ma queste sono comunque realtà da cui non si può, secondo me, prescindere. Ecco, io non aggiungo altro. Voglio chiedere lumi a Monsignor Beniamino al riguardo, se lui su questa questione, ecco, ha una sua visione, se la condivide e se a noi ci aiuta a capire anche queste diverse sfumature che però a volte toccano realtà essenziali della nostra fede. Non si sente l'altro, io se non questo.